non so cosa sia successo. Non abbiamo più iscritti, non ci sono più video e compare la scritta "questo canale non ha più contenuti". Signoresse, signoresse, signor mo ha ha ha. Signoresse, signoresse, signor mo ha ha ha. Sofia, e faccio parte della coppia più pazza di tutta YouTube, ovvero dei me contro te. Tu che ci stai guardando fai parte del team Trote, la famiglia più grande e forte di YouTube. Ah, dimenticavo, se ancora non sei iscritto devi assolutamente rimediare cliccando il tasto iscriviti qui sotto e facendolo esplodere. Pim! Lui è il nostro piccolo clown, vedete? Gioca con le palline, fa le acrobazie. Lei saluta! E poi, per ogni coppia che si rispetti, ci vuole anche un'altra persona. Molti di voi lo conosceranno. Si chiama lui, o meglio, lui cretin. Ma a proposito, dov'è in questo momento? Che fine ha fatto? Cosa sta combinando? Lui? Quando io non lo sento, vuol dire che sta facendo qualche monelleria. Davvero, paura, mi mette l'ansia a non sentirlo. Eccolo lui, ma che fai? Signori e signori, benvenuti allo show di lui, il mago. Ah, il mistero, le tenebre si stanno per scatenare in questa casa. Ciao Sofì. Ciao Lui, ma cosa stai facendo? Sono molto confusa. È tempo di magia. Oltre ad essere un lui scienziato pazzo, lui ingegneros, lui me contro te super divertente, ti trovo degli nenenenene. Aspetta, ok, lui cretin, diciamolo, questo è fondamentale. Sono anche un mago. Oggi per voi la grande richiesta, fare un trucco di magia. Ma quale grande richiesta? Lui, ma chi te l'ha chiesto? Me l'ha chiesto, tutti me l'hanno chiesto, me l'ha chiesto lei, me l'ha chiesto la piscina di palline, me l'ha chiesto il trampolino. Farò per voi un trucco di magia, forse uno tra i più difficili del mondo. La magia sta per avvenire. No vabbè, aspetta un secondo, aspetta. Lui sta facendo un trucco di magia. Aspetta un attimo, devo mettermi comoda, questo me lo devo godere per bene. Hai popcorn? No? Vabbè, mi siedo ugualmente qua. Ok, lui, sono seduta, sono comoda. Vai, a te la magia. Musica, atmosfera. Wow. Signore e signori, lui c'è? Lui? Non c'è! Ma Ray è andato a cercarlo. Ray, è scomparso lui. Dove è andato? Dov'è lui? È molto confuso. Ray, ma cosa guardi? Dove guardi? Ciao. Ma tu non eri scomparso? Da lì, teletrasporto. Ah, ok. Wow, che bel trucco di magia. Sei proprio un mago. Sì, lo so. Ho studiato per anni a Hogwarts. Chiamatemi pure Harry Potter. Harry Potter? Lui, vuoi sapere cosa pensa davvero di te? Cosa? Che sei ridicolo. Harry Potter, Harry Potter, sono magico. Preparati, mi sono pure seduta per poi farmi vedere questo trucco di magia che veramente anche un bambino sa fare. Così il te lo puoi scappi. Anche il Ray ti ha preso per stupido. Ma cosa stai dicendo? Ho studiato per fare quel trucco di magia. Ci vogliono anni per imparare. Dai, zitto, guarda e impara. In che senso? Che devi fare? Io sì che sono la regina delle magie. Perché? Mettiti lì. So che devi fare. Ok, sono pronta. Qual era la mia preparazione? Ma che sta facendo? Sofì c'è? Sì. Sofì? Non c'è! Wow! Ma cosa? Zo! Sofì! Dove è finita? Zo! È qui sotto? No, non c'è. Sofì! Sofì! Zo! Sofì! Trote, è scomparsa veramente. Ma... dove sei? Ma come hai fatto? Sto prendendo il sole. Ma eri dall'altro lato. Lui te l'ho detto, è la magia. Lo so che non capisci perché tu non sei un vero mago. Però io, che ho studiato per anni, so fare delle cose che tu non sai. Magari un giorno poi ti farò vedere qualche altro trucco. Insegnami, maestro. Non sei ancora pronto. Lui, ma cosa stai facendo adesso? Mi sto esercitando. Sei sempre qui, ti vediamo tutti. Ma cosa vuoi? Vai via, Ray, caccia per favore Sofì, vai. Vai in azione, attacca. Neppure il tuo cane ti obbedisce. Vabbè, comunque lui, tu continua pure a esercitarti, io vado di là. Fuori di testa, non imparerà mai, non ha capito che io sono magica. Magica. Later. Cucciolo di cacca e pipì, ma secondo te come ha fatto Sofì a teletrasportarsi? Cos'è? Ehi,
Ma che succede? Sofì! So! Che succede? So! Che è successo? Che c'è? Uno scarafaggio! No, peggio! Un topo! No, peggio! Uno scaratopo! Lui, credo che ci abbiano hackerato il canale. Che cavolo dici? So, che stai dicendo? Lui, non so cosa sia successo. Non abbiamo più iscritti, non ci sono più video e compare la scritta questo canale non ha più contenuti. Che stai dicendo? Ma che cavolo, so, ma che stai dicendo? È vero, ma com'è possibile? Ma che cavolo è successo? Il canale è tutto quello che abbiamo. Non ci sono iscritti, non ci sono più video, non c'è niente. Ci hanno preso il canale, cavolo, so. Sofì, se questo è un altro dei tuoi stupidi scherzi, dimmelo adesso. Perché non fa per niente ridere. Ma quale scherzo? Ma anche se... Come faccio a cancellare gli iscritti? L'hai visto? Non c'è più niente, né iscritti né video. Non è uno scherzo. Che facciamo adesso? Siamo rovinati. Cioè, niente allora, più fermo, team trote. Fermo lui, basta. Non pensiamo a queste cose così negative. Dobbiamo agire in maniera razionale. Abbiamo un problema con YouTube? Bene, chiamiamo YouTube. Voi lo conoscerete, Capitan Baffo, l'avete visto in qualche video. Noi lo chiamiamo, lui risolve i problemi di YouTube. Quindi chiamiamolo, gli spieghiamo la situazione e sicuramente troverà il problema e lo risolverà. Hai ragione, lui ci può aiutare. Chiama, chiama, Sofì, chiama, chiama. Speriamo bene. Ma quello è il nostro pop socket. Lui, ma ti sembra il caso? Make4t.it/shop. Non rispondo. Pronto? Pronto, Capitan Baffo! È successo qualcosa di fuori di testa. Veramente, speriamo che tu ci possa aiutare perché siamo rovinati. Abbiamo aperto YouTube e... tieniti forte, non ci sono più iscritti sul nostro canale e né più video. È come se il nostro canale stesse per essere eliminato. Aspetta. Che cosa? Sì, secondo noi un hacker è entrato sul nostro canale e ci ha rubato tutto. Non c'è più niente, non c'è più video, non ci sono più iscritti, niente di niente. No, non è possibile, aspetta che controllo. Controlla, ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo riaggiornato la pagina, pensavamo fosse un problema di internet, invece no. E no, a me sembra tutto a posto. Tutto a posto. Vedo 2.600.000 iscritti. Cosa? Mi sembra tutto ok. Ma sei sicuro? Sì, ci sono tutti i video. Tutti. No, sì, Capitan Baffo, ti dico che noi ci siamo appena connessi al nostro canale e non ci sono video, non c'è più niente. Ragazzi, mi sembra strano. Io qua vedo tutto quanto. Ok, va bene. Se tu dici che tutto è risolto, magari è un problema nostro. Proviamo a ricontrollare tra qualche ora. Non so, magari si risistemerà tutto. Adesso riaggiorniamo. Sicuramente sarà un problema nostro. Grazie mille. Ci hai dato una bellissima notizia. Grazie. Ciao. Lui, hai capito? Il nostro canale non è stato affatto eliminato, nessun hacker, capito? Sì, ma... niente di niente. Ma com'è possibile? Cioè, che cavolo sta succedendo? Effettivamente è molto strano. Cioè, noi non vediamo iscritti, non vediamo video, però YouTube sì. Non lo so, ricontrolliamo. Magari, non lo so, era un problema del nostro computer. Oh cavolo, Sofì, forse adesso capisco cos'era successo. Fermo. Fai leggere a me. L'ho sempre fatto io e lo farò sempre io. Carcio. Aspetta. Che stai facendo? Ora sono pronta. Devo avere un po' i capelli da pazza. Ciao. Ops, qualcuno non ha più iscritti e video sul canale. Sofì, stai calma. Come avrete capito, ho deciso di rubarvi quello che per voi è più importante. Grazie al sistema di ultima generazione inventato dal sottoscritto, distruggi trote hackerissi master 3000, posso controllare tutto del vostro canale. Oggi vi ho dato un piccolo assaggio di ciò che so fare. Solo voi avete visto il vostro canale scomparire. Ma se non supererete le mie future prove, tutti vedranno ciò. Il vostro canale verrà eliminato per sempre. Preparatevi a tante mie belle letterine, perché questa volta non vi lascerò più in pace. Ma come mi diverto. Firmate signoressa. No. Ero sicuro che ci fosse il suo zampino in tutto questo. C'entra sempre lui, questo cretino. Ma è possibile, lui? Che cosa vuoi da noi, signoresse? Cosa abbiamo fatto? Perché ce l'hai con noi, con il nostro canale, con il nostro team trote? Lui, hai capito che mente malvagia? Hai capito? Cioè lui ha detto, ok, per stavolta soltanto voi avete visto ciò, ma se non supererete le mie future prove, tutti vedranno questo. Lui, questo ci vuole eliminare il canale, lo capisci? Addio trote, addio me contro sì, te. Lo so. Addio Sofì e lui, addio dei No! Non possiamo permettere che il canale venga eliminato. Il canale è tutto per noi, la nostra famiglia, la nostra squad, il team trote. Sicuramente era invidioso perché noi abbiamo realizzato
realizzato un anno di daily vlog. Sicuro? E questa volta non ci lascerà più in pace. Quindi no, sparisce mesi e mesi e torna più cattivo che mai. Qua è... ci rompe le scatole tutti i giorni. Cavolo. Ok, trote, quindi che fare? Che altro dire? Aspettiamo adesso le sue prove e proviamo tutti insieme a sconfiggerlo anche questa volta. Team Trote, io come sempre vi ricordo che il signore Sé non ha nessun canale YouTube. Quindi magari adesso vedrete video di persone che dicono: "Oh, oh, oh, ho rubato il canale, gli ruberò il canale." Però tranquilli, quelli sono soltanto delle persone che lo imitano. Perché, vedete, il signore Sé è una persona antica, non lo so. Piuttosto che scriverci messaggi o scriverci sul computer, ci manda lettere. È una persona vecchio stampo. Tutto quello che vedete su altri canali o profili Instagram è tutto falso, sono tutti dei copioni. Ma comunque l'avventura di oggi si conclude qua. Signoresse, facci sapere più presto cosa dobbiamo fare, perché noi assolutamente teniamo al nostro canale più di qualunque altra cosa. E soprattutto ti sconfiggeremo di nuovo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, anche perché forse avremo 0 iscritti presto. E noi ci vediamo domani con Luisi Avventura. Ciao. Ma comunque parliamo di Ray. Ray? Ma che fai? Allora gliene frega niente di tutto ciò, del canale, signoresse, lui e le sue palline ed è contento. Va bene, ti lasciamo in pace.